Cinema Zone Here e bentornati sul canale dei Dementis. Siamo tornati finalmente sulla randomizer di Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro con il mio collega King Nick. Salve a tutti. E siamo entrambi in live. Io sul mio canale, lui sul Yay. suo. Non siamo ovviamente in squadra perché non abbiamo 75 spettatori di media. E quindi se volete che si faccia la squadra, cominciate a dire ai vostri amici, parenti di followarci su Twitch, così intanto almeno diventiamo affiliati. Poi, allora, direi che possiamo cominciare. Siamo sul Monte Pira. Io non mi ricordo assolutamente cos'altro è successo, a parte catturare un Fion che abbiamo chiamato Ciao, credo. L'ho chiamato Ciao. Sì, mi sembra di averlo chiamato Ciao. Volevo chiamarlo come avevo chiamato il mio Fion originale. Dato con Pokémon Ranger, l'avevo chiamato letteralmente cretino per farvi capire quanto mi sta simpatico Fion come Pokémon. Benissimo. Qui siamo. C'è un sacco di ceffi del Team Magma. Vai. Iniziamo ad affrontarli subito. Ehi tu, sì, sono io. Ehi, ma tu eri sul Monte Camino. È giunta l'ora della resa dei conti. Mamma mia, quanto sta laggando. A me stranamente va bene. Oh mio Dio. Allora, vediamo un po'. Un bellissimo skiddo. Ok, la recluta si è trasformata in una profumina. Però adesso è partito, sembra. No, 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 non ha proprio voglia. Oh mio Dio, ma che problema hai? Ok, vediamo Dato se ora. parecchio. Insomma. Ok, ovviamente mi ha messo un Pokémon di tipo spettro, quindi scordiamoci di usare originalino. Allora, Nidoking, i tuoi amici Nidoking, Nidoqueen, Nidoti. Evviva, i miei bellissimi amici. No, Un colpo karate dovrei fargli male, in teoria. no, affatto. Perché sono veleno, quindi non gli fai male Ah, per effettivamente è il niente. problema. Tonfa. Fatto un piccolo scatto anche a me. Allora, psichico, che non gli farò male perché sono veleno, mazza. Ok, ora mi sta facendo ogni tanto qualche scatto. Però generalmente va. Bisogna vedere dopo quando rifarò. Ma perché fa così? Non mi ha mai dato questi problemi. Sitra. Maledetto. Non so, a me l'ha aggiornato per esempio. No, così è infattibile. Ok, Gulpin. Cosa sta facendo? Ok, ha acupressione era. Ok, fossa. Ma gli faccio pochissimo con fossa. Ok. Stavo dando una mano. Allora, vediamo un po'. Vai do karate. Metaurus cannon. Allora, contro Gulpin possiamo mettere. Ovviamente il mio Gardevoir non ha nessuna mossa di psico. Strano. Quindi, Vivery! No, niente. La. No, 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 no.
vado a, cioè passo dai 30 frame classici a 4 nel momento in cui succede qualcosa di leggermente. No, così non è fattibile. Niente, Citra proprio non ha voglia di collaborare. È che non so quanto ci mette se gli faccio fare un aggiornamento adesso, Citra. Non dovrebbe in realtà volerci molto, penso, spero. Perché è proprio crashato? No, non è crashato ancora. Però è proprio. Anche ora mi ha visto una guardia magma e cioè, è andato a 4 frame nel momento in cui mi ha visto. Ok. Stavolta l'animazione almeno di inizio della battaglia è stata leggermente più fluida, ma leggermente, non esageriamo. Ok, questo Voltorb ha deciso che mi vuole fare malissimo al prossimo attacco. E per Bulbasaur rimettiamo di nuovo il nostro VERE! Che ha calcio ardente. Cioè, un Bulbasaur al 35 dovrebbe evolversi senza problemi. E no. Bulbasaur è bellino. Teniamo Bulbasaur. Poi gli mancherebbe anche, cioè si potrebbe evolvere entrambe le volte. Sì, infatti. Ok, abbiamo anche ottenuto un'antiparalisi da non si sa chi. Vediamo se stavolta. No. Niente, lagga anche stavolta. Ok, stavolta è andata leggermente meglio. La recluta è diventata due Stavolta non so gemelline. io. La recluta è diventata due gemelline che evidentemente erano dentro la divisa del team Magma una sopra quell'altra. Esatto. Trunks è gone, tranquillamente. Axelgor, che cavolo di tipi era? Coleottero Xelgor, e. Coleottero. Penso che l'uccello gli fai male con Bri. Dovresti Ok. riuscire a fargli male. Ma Perché perché avevo Coleottero. coso, avevo. Vabbè, potrei fargli male in realtà anche con Overdrive, con Schiaccio Tuffo. Sì, dovrei fargli male anche con Overdrive, con Schiaccio Tuffo. Overdrive! Forse Spettro? Non lo Dici o oh, no? Se è Spettro è la fine. so. Non ne sono molto Mio sicuro, Dio, sinceramente. Citra. Brutto colpo. Intanto io vado E mi ha avanti con Ivan che ha paralizzato. preoccupato. Yeah. E vai. Proviamo Schiaccio Tuffo allora. Sperando che non sia Spettro. E no, niente, mi ha paralizzato. È rimasto paralizzato. Overdrive, grazie mille. E avremo il dubbio per sempre di che tipo sia. No, ancora no, perché continua ad usarmi simpatia questo Axelgor. E mi sta anche togliendo l'attacco. Infatti non gli ho fatto niente. Ok, non è Spettro perché l'ho colpito con Schiaccio Tuffo. Almeno su Sarà quello siamo volante. Sarà sicuri. con. Su Coleottero sono sicuro. Sul secondo tipo no. A me parte la sfida contro Alan, idrotenente. Ottimo. Che manda Almeno. Drillbur. Però è giusto, dai. Uguale. Almeno. Almeno è giusto. Almeno l'omino sì. Il Beh. suo Pokémon un po' meno. Però quelli sono dettagli. No, niente. Dopo questa battaglia salvo e provo ad aggiornare Citra. Va bene.
Perché? Ok, ho sconfitto recluta gemelle. Ho ottenuto anche una baccaloquat da non si sa chi. Di nuovo. Ottimo, tutti bei regali. Salviamo il gioco. Ok. Anche per il salvataggio ho avuto un minimo di lag. Desideri uscire? Sì, usciamo. Ok. Nel frattempo, guardate lo schermo di King Nick, direi. Quindi andate a guardare lui in live. Dove abbiamo appena sconfitto il nostro pericolosissimo Alan. No, intrattieni. E niente male, davvero niente male. Complimenti, ragazzino. Sì, lotteremo ancora, Disponibile me un lo aggiornamento? sento. Installa. Ok. Me lo sento che lotteremo di nuovo. Oh, i vecchietti. Eh sì, hanno rubato la gemma blu. Sì. Non devono essere separati. Che vuoi? No, non la voglio la gemma rossa. Non la voglio. Tocca prendere la gemma rossa. Non puoi rifiutarti. L'eroe deve sempre dire di sì. Vai. Già avuto allucinazione appena toccata. Perfetto. Ottengo una gemma rossa. Tasca strumenti, ovviamente. Sì, C'è una mini discovo per cutscene nel momento in cui Mascalzone. la tocchi. Ma Sì, fa un effetto strano e boh. non me lo ricordavo. Direi che questi vecchietti ci consigliano di andare a Porto Selcepoli, alla loro base segreta. Ok? Segreta. Segretissima. Ok, mi sta dando un errore durante il processo di installazione. Carino. Intanto guardo che c'è nell'erba alta. Sitra ha veramente deciso oggi. Un bellissimo Magneton appare, ma noi lo salutiamo. Qualche scatto a me lo fa se corro. Vediamo se ha funzionato. Se vuoi almeno partire, Sitra, sei il benvenuto. Hai presente la mia buona attitudine di trovare degli shiny? È Oh no! bellissimo questo Cosa hai trovato? Sorlock. Hai un Sorlock Shiny. È Non l'ho lì. mai neanche visto, non l'ho mai proprio guardato. Sorlock Shiny. È semplicemente. I colori sono un po' più saturi. C'è il rosso un po' più rosso e il giallo un po' più chiaro. Lo catturerò, ma non lo userò. Perché noi confidiamo nel nostro uovo. Come nel tuo uovo. È l'uovo della pensione che ci hanno dato alle terme. Ma non puoi mandare. Va bene, ma non puoi mandare quello in battaglia. O ti fa fare anche questo. No, no, Non mi stupirebbe. aspettiamo di scoprire cosa c'è nell'uovo. Ah, ok. Vuoi scoprire cosa c'è Sì, è nell'uovo. un Ok. Magikarp, me lo sento. Shiny, perché se no non è. Esatto. Sai, ovvio, ovvio. Altrimenti non sarebbe il tuo. Io direi che questo Sorlock è una testa di cazzo ed è morto. Non Oh, avremo il Sorlock poverino, dai. Povero Shiny. Ha fatto una sua breve Sorlock. apparizione. Toglieremo Bitorso Lermo dal nostro Pokémon. Ok. Perché se no mi uccide le cose. Ah, perché ti attacca. Vabbè, ma anche te metti Bitorzo Lelmo sul Pokémon con cui vuoi catturare la gente. Ma non gli avevo tolto abbastanza. Bitorso Lermo gli ha fatto Ok. malissimo. Vediamo se adesso.
va bene, perché ho fatto ripartire. Ok, parte la C'è cutscene. nessuno. Per ora non sta laggando. Va bene, dai, Maxi. Ce la puoi fare. Puoi scegliere la sfera giusta. Oh! Ah, Chi giusto, è vero. sceglie quella Nel giusta? remake. No, nel remake prende quella giusta. Prende la rossa. Sì, hanno preso È quella di vero, quella qui giusta. prendono quella giusta, però semplicemente diventa troppo forte per loro. Che da una parte è sicuramente meglio dell'originale, dove, oh mio Dio, devo risvegliare un Pokémon d'acqua, che è blu. Sono sicuro che la gemma rossa sarà la cosa migliore. Ok, la cutscene di partenza della battaglia è andata Sta andando decentemente. bene. Come fai a sapere se sta andando bene? Sto guardando la tua live, in effetti. Ah, ok. Che bello. Ok, non è fluidissimo. Oh mio Dio! Oh no. Beedrill? Cosa Oddio. cazzo? Ho fatto malissimo quel Beedrill. Mamma mia! Ma veramente troppo! Era meglio quando laggava. Eh sì, almeno non avrei visto questa cosa. Ok, almeno l'ho shottato con calcio ardente. Sarebbe stato triste non shottare un Beedrill. No, continuiamo a lottare dato che a quanto pare questo magma tenente. Questa magma tenente preferisce Pokémon che sono assolutamente deboli al fuoco. E Cherrim prenderà anche lui un calcio ardente in faccia. Anche se ce l'ha coperta adesso da tutti i petali. Ottimo. Una sfida fantastica, proprio difficile. Ah, non vedo l'ora, non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. Eh sì, certo. Ma lasciami il tuo numero almeno, no? No, niente. Oh no, non può essere vero! Quei farabutti hanno rubato la gemma rossa! Per nessun motivo la gemma rossa e la gemma blu devono essere separate. Quindi darò a te la gemma blu. E vabbè. Prendiamo la Non gemma blu. poteva dirlo comunque al capo cattivo. Gli fai, guarda, devi prenderle tutte e due, che sennò è casino. Ci Invece risolveva il no. problema. Ok, mi è diventata la visuale rossa come se mi avessero sparato in testa in un È FPS. quello che ti dicevo. Sì, perfetto. A me è diventata blu. Ovviamente. Quindi a te ti hanno curato e a me mi hanno sparato. Grazie. Grazie. Come se non bastasse il fatto che la live mi sta. Cioè la live. Che il gioco mi laghi. Maledetti. Rimettimi in ricerca strumenti che. Mi sembrava che qui ci fosse. Visto? Ricordavo che qui Guarda, c'era qualcosa. scendendo le E. scale scendi dalle scale dei vecchietti, vai a destra, ci ho trovato una vanettite. Io ho trovato un carburante a sinistra. Andando sulla sì, io non ci sono stato. Mamma mia, questi versi dei Pokémon sono decisamente troppo forti. Oh no, l'ho saltato. Uno Slaking selvatico. Molto interessante. Così a caso, Sì. passava di lì. Facciamogli un fan di foglia. Ok, ho brutto colpo e gli ho fatto poco più di metà. Non va molto bene, no? Fulmine dovrebbe fare di più di fan di foglia. Però fan di foglia aveva. Quanto poco. Meno male che lui ha pigrone e quindi ciondola. Ok, adesso mi ha tirato una pioggia di elettroni. Ok, Ma questo uovo quanto gli ci vuole prima di schiudersi? a che Ci punto metterà è? molto a schiudersi.
Ancora? Ho trovato una caramella rara a destra io. La preferisco alla banettite. No, fai conto. Non è le prime rovine, ma il piano di ancora più sotto. Mi ok, sembra, sì. Va bene. Fuggiamo da questo che... Drapion. Bello il Drapion. Sì, ma non lo voglio. Ah, aspetta, qua c'è qualcos'altro. E un super colpo. Mamma mia, quanta roba c'è in questa zona. Non userò probabilmente nessuno di questi, però va bene. Questa c'è una ricerca strumenti, io me ne sto avanti. Sì, esatto. Sì. Infatti, tu sei molto più avanti sicuramente in questo momento. In realtà sto viaggiando avanti e indietro per far schiudere l'uovo. Ah, ok. Ottimo, ottimo. Intrattenimento al suo massimo. Ok, direi che possiamo andare di qua. Quindi la banettita non è che mi interessa. Ah, sì, sì, quello è vero. Prendiamo la banettita, anche se me ne frega veramente poco. E andiamocene. Mamma mia, qui ci sono i due vecchietti nel momento in cui esci dalla zona che ti guardano. Dal fondo sono inquietanti. Mamma mia, che inquietudine. Abbiamo qualcuno che usa volo? No. Perché non ho nessuno che usa volo? È quello che ho cercato anch'io. Ma volo mi sa che ce lo danno di là. Ancora non ci hanno... Non ci hanno ancora dato volo? Veramente? Ma... Mi sembra di no. No, io ce l'ho volo. Solo che sono scemo e non l'ho ancora insegnata a nessuno. Speedwagon, impara volo. Porta Mr. Joestar da qualche parte. Niente, sono stronzo. Il mio Pidgeot ce l'ha volo. Ah, ecco, vedi? Il tuo Pidgeot shiny, andato... ricordiamoci. Esatto. La cosa è, tolgo anche... fossa, che è la stessa cosa però di terra, o no, scala roccia, che ha la stessa potenza, ma ha meno precisione. Ho capito, vai. Però dovrei ripartire da Forestopoli con volo. Oh, wow. Giusto, è vero. Però noi tanto ora dobbiamo andare in realtà a Selcepoli. Ho sbagliato, sono partito per una... per un posto conosciuto. Perché ancora noi non si può fare... Io non so sinceramente dove mi sono appena fatto volo. Io l'ho fatto a Selcepoli, che dovrebbe essere lì che c'è il team magma. Come? Non mi dire che non... Ma non è vero, com'è possibile? Non puoi non essere stato a Selcepoli. E neanche al coso, neanche al parco Pokémon. Ma come? Però grazie al volo sono sceso dal Monte Pira senza attraversarlo tutto e ora si sale. Probabilmente dovrò affrontare qualcuno. Mi sembra stranissimo che tu non sia mai stato a Selcepoli, cioè è di trama che ci devi andare, che ci devi essere già stato. Ma ancora non c'ero già stato. Boh. Ma c'è quando attaccano i cosi. Tu stai confondendo Selcepoli con Alghepoli, sai? Selcepoli, non Alghepoli. Oh, Capitano Remo, la sua prima apparizione in TV. Emozionatissimo. Selcepoli. Ciao, sei tu? Una grossa novità. Abbiamo fatto una scoperta sensazionale nel corso dell'ultima esplorazione dei fondali marini. Abbiamo trovato qualcosa nell'antro abissale, una grotta sommersa nel percorso 128. Ci viva un Pokémon millenario che si pensava estinto da tempo. E infatti... Prova. Mi sentite? Questo è un messaggio per il Capitano Remo. Il Team Magma prenderà il controllo del suo sottomarino. Lei avrà il grande onore di collaborare al nostro piano di riportare il mondo al suo stato primordiale. Anche meno. Cosa è stato? Sembrava qualcuno che parlava al megafono. Da dove veniva? Da dietro di te, deficiente. Andiamo a salvare il sottomarino. Faccia lei. Ciao, Ottavio e Maxi. Cioè, dire che come figaggine il team Idro è su tutt'altro livello rispetto al team Magma. Quei farabutti. Ormai nessuno ci può fermare. Non ci resta che apportare al sottomarino le modifiche per raggiungere l'altro abissale, dove giace l'addormentato il Pokémon leggendario. Il piano per far progredire l'umanità all'ultimo stadio di evoluzione è entrato nella fase finale. Ma se proprio non vuoi darti per vinto, non ti fermerò.
Se vuoi seguirci fino al nostro rifugio a Porto Alghepoli, accomodati pure. E ora, se vuoi scusarmi, ho da fare. Ottavio. Avanti, recluse. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per allontanarci col sottomarino. Intrattenete il nostro ospite. Ciao, amici. Beh, diciamo che Ada è leggermente meglio di Ottaviano, Ottavio, come diavile si chiama Sì. Ciccione. Sì, no, ma anche il secondo di Cody dell'idro. Anche se no, non mi ricordo di preciso come è fatto, però è È meglio un di. tizio muscolostissimo. Esatto, Se cioè volendo, è combatte un lui po' al più posto di questo Pokémon. imponente. E Ivan è troppo meglio di Max. Di Maxi. Detti Mitro sono sorelle mistero. Non male, io ho la base. Io ho una vecchietta della base segreta. Strano che non ci sia la famiglia Vinci. Infatti mi aspettavo che fosse famiglia Vinci quando l'ho vista. Ok, originalino. Non ti faremo Mega Evolvere, non voglio farti Mega Evolvere. Però ti ho dato la pietra, quindi forse in realtà voglio farti evolvere. Non mi ricordo, ma io in realtà ho completato Zaffiro senza mai usare le Mega Evoluzioni. Ottimo, Anch'io. grazie per avermi usato Tossina, Arbok, grazie. Così come se mai giocherò a Scudo e Spada. E teoricamente, dato che ho la serie sul canale dove gioco a tutte le generazioni, prima o poi dovrò giocarci. Cercherò di farlo senza mai usare le Dynamax. E quello mi sa che è un po' più difficile. Più che Ah, bene, mi altro mandano un ci Magikarp. Ok, sono. Magikarp dovrei riuscire a Più sconfiggerlo senza troppi che problemi. altro ci sono dei nemici che lo usano sicuramente la Dynamax. Ma se riesce a sopravvivere 3 turni, Sì, lo so che vinci pure il ci sono gioco. dei nemici che lo usano sicuramente, tra cui quasi tutti i capi palestra, a parte il I primi tre. tizio. No, nei primi tre la usano. E la prima volta no. No? No, i primi Neanche tre non la Nessa lo usano. usa? Ma sei sicuro? Nessa lo useranno dopo, perché dopo ci sarà una specie di torneo come Lega, e nel torneo li sfidi che loro hanno la Dynamax. Ma io mi ricordavo che lo usasse anche la prima volta, sai? Mi sembrava che l'unico capo palestra che non la usasse fosse il tizio della palestra di Sì, del buio buio. che non c'ha lo Lui spazio. sicuramente non la usa. No, ma è contro a prescindere lui. Sì, vabbè. E appunto, mi sta più o meno simpatico per quello, anche se in realtà mi sta abbastanza sulle palle. Ginepro. Veramente si chiama Ginepro in italiano? Mi sembra di sì. Giusto, dimenticavo perché le mosse veleno stavano facendo super efficace sul mio Gardevoir. Perché è tipo folletto. Folletto. Oh. Ah, Elgem, chi cavolo era? Non me lo ricordo. Elgem, nel dubbio. Continuiamo con lo stesso. Purluan. Elgem Ok, con lo direi che spiedo. cambiamo originalino perché è a 8 di vita e è sotto tossina. Vai, Speedwagon! Un bel volo. E sconfiggeremo questo Purluan che sarà rubato anche questo dalla sorella del rivale di Coso, di Bianco e Nero 2. Quel grafico dei rivali con quel rivale lì, Batman Voice, Where's Purluan? È fantastico. Tutte le volte ci muoio dal ridere. Sì, Ma cosa è la penso anche successo? te. Com'è possibile? Tra l'altro era una ribelle la seconda recluta da Bella. me. Ribelle Missione non ho mai compiuta. visti. Cioè, quella. Boh, ora non ho letto di preciso com'era. Però è tipo quella la motociclista, non so. Ho capito. Cioè, i Centauri Rider. Centauri, sì, quella roba lì. I rider, ok, chiamo Glovo. Sì, andiamo Io gli ho detto no, stavo skippando i dialoghi. Stavo skippando i dialoghi, gli ho detto no, non ti aiuto. Cosa fischia contro l'acqua? Ottimo, 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 ci porta lui direttamente ad Alghepoli. È fatta, siamo già arrivati. Non so con cosa, con come.
lui se ne va. Allora, normalmente direi, uffa, avrei voluto una cutscene per questo, per questo evento, perché insomma è comunque una parte importante l'andare ad Alghepoli da soli, eccetera, eccetera. Ma con... E... No, ho fatto due discorsi e l'ho mischiati completamente a caso. Io volevo, avrei voluto una cutscene per vedere la nave che ti riporta dal Ghepoli, eccetera, eccetera. Tipo quando il capitano ti il porta, signor il signor Marino ti porta a Bluruvia e a coso, a Selcepoli la prima volta. Però considerando che oggi Citra non vuole neanche fare le animazioni della battaglia, meglio che non l'abbia fatto. Grazie, gioco, per aver capito. Oh no, questo è quello che ha quattro figli, mi dispiace.